Bene, e siamo nell'ambito del Pescare Show, dove quest'anno la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la FIPSAS, ha previsto di fare l'annuale premiazione delle medaglie vinte dai propri atleti a livello internazionale nel 2023. Direi l'evento più importante anche perché è carismatico nei confronti di tutti quegli atleti appunto che nell'annata precedente hanno ottenuto dei risultati di rilievo importante, medaglie a livello internazionale. Quindi a questo punto partiamo con quella che è la premiazione. Bene, siamo riusciti a partire. Come dicevamo prima con Claudio, siete fantastici. Vabbè, mi fermo perché altrimenti mi emoziono anch'io. Dunque, partiamo ringraziando chi è venuto a trovarci in questa giornata per noi molto importante. Quindi voglio salutare Isabella Pontalti dello Sport Salute del Veneto, che è qui con noi. Grazie. Poi volevo salutare Ruggero Vilnai del Comitato Italiano Paralimpico e Giacomo Bez che è assessore del Comune di Vicenza, grazie per esserci venuto a trovare, perché come dicevo questa è una giornata importante. Nei ringraziamenti voglio ringraziare IEG, Italian Exhibition Group, perché ci ha dato la possibilità di poter fruire di questa sala. Perché come ho avuto modo di dire in Consiglio federale, per me questa è una liturgia e deve essere fatta in un posto canonico come è questa sala, come è il Salone d'Onore del CONI, come è stato il Salone dei 500 a Firenze e come sono state quelle sedi che ci hanno ospitato in questi ultimi anni. Quindi grazie a IEC per questa grossa opportunità che ci ha dato, veramente grazie. Perché come dicevo, per me questa è una liturgia, perché penso che dopo che avete vinto medaglie importanti in giro per il mondo, il fatto di poter festeggiare qui tutti insieme con la federazione, perché penso che tutti noi, tutti voi, consideriate quella che è la federazione una grande famiglia ed è giusto la festa finale, e vuole essere questa che facciamo oggi, farla tutti insieme con i rappresentanti di questa grande famiglia. E sul palco abbiamo i tre rappresentanti più importanti della federazione, il presidente nazionale Matteoli, il responsabile del settore pesca di superficie Antonio Fusconi e il responsabile del pinnato e subacqueo Carlo Allegrini. Quindi una festa a 360 gradi. Fatemi dire una cosa, perché dopo parto con la premiazione, partiamo con quello che è il discorso ufficiale. Fatemi dire che nella scorsa premiazione, quella che abbiamo fatto all'auditorium, sia io che Claudio penso abbiamo detto che avete ottenuto un risultato incredibile, un risultato fantastico, difficilmente ripetibile. Non abbiamo detto impossibile, però difficilmente ripetibile sì. Siete una manica di permalosi, devo dire però, perché c'erano tante dimostrazioni, bastava che ci diceste possiamo far meglio, io e Claudio ci credevamo, non c'erano problemi, non importava vincere 327 medaglie come avete fatto quest'anno, branco di permalosi, cioè non è pensabile una roba del genere. E penso che effettivamente un risultato così lo segniamo con quattro righe sotto. Bene, a questo punto, scherzi a parte ovviamente, sapete che fondamentalmente non vi reputo quello che ho detto, ma vi vogliamo bene perché veramente se siamo qua oggi a raccontarci quello che avete fatto è perché in giro per il mondo avete fatto suonare il nostro inno per tante volte. Bene, a questo punto, come sempre, in quelle che sono le nostre premiazioni, abbiamo qualcuno che ci racconta quello che è, e vi do subito un comunicato di servizio. Quando vi chiamiamo si sale da destra e si scende da sinistra, solo per un fatto tecnico, non c'è niente di particolare. E anzi, vi aggiungo che in certe premiazioni, in certe chiamate, per specificare quella che è la specialità di cui stiamo trattando, passeranno alcune immagini, perché così sappiamo di cosa stiamo parlando. Dire surf casting a chi fa subacquea forse non dice niente, se vede due immagini capisce cosa c'è di nuovo. Abbiamo cercato di fare anche questo perché tutti possiamo partecipare un po' di più a quella che è la nostra premiazione e la nostra festa. A questo punto non mi rimane che chiamare qua Luca Caslini, che sarà a raccontarci della pesca di superficie. Ovviamente vieni Luca. Grazie Massimo.
Lo scorso anno, per quello che era la subacquea e il nuoto pinnato, avevamo Massimiliano Popaez, non l'abbiamo licenziato perché Massimiliano è stato bravo, però siccome tra i premiati non poteva fare due robe in una volta, e quindi oggi l'abbiamo seduto giù, la prossima volta comunque Massimiliano non si sa. Oggi comunque a raccontarci della subacquea e del pinnato abbiamo Gian Melchiorri, che ci siamo trovati, direi che sicuramente abbiamo fatto un buon acquisto anche grazie, con buonasera lui. A tutti, vado a chiudere, dopo vado via, tornerò a metà, però dopo vado via. Chiamiamo la nostra padrona di casa, quella che sarà il metronomo di questa giornata, un'amica ormai per la federazione, Roberta Mendola. Vieni Roberta. Buonasera a tutti, mi ha dato del metronomo, eh? Eravate tutti presenti, ma l'applauso più grande lo facciamo a Massimo Rossi, che è stato un cicerone meraviglioso, un'introduzione così, hai già detto tutto. Adesso grazie. Tocca a loro, ai protagonisti. Grazie Massimo, noi ci vediamo dopo. E ben trovati, ben ritrovati. Facciamo un passo avanti, così siamo vicini. Oggi dobbiamo fare una galoppata di quelle, perché sono tantissimi i premiati e noi siamo felicissimi. A voi l'applauso più grande. Iniziamo davvero belli carichi, perché lo meritate. E direi che senza indugio, direi che Luca possiamo partire pronti e via. Io direi siamo prontissimi, siamo andati pronti. Abbiamo prima un video, prima di un video, io vorrei qui con noi il presidente Claudio Matteoli, che ci aiuterà non solo a portare ancora i saluti della FIPSA, ma soprattutto a dare i numeri. Sì, io direi, numeri, diamo i numeri, a te ti viene benissimo, appunto. Esatto, cominciamo dando i numeri, 123 medaglie. 204 vinte ai campionati mondiali paralimpici, se la matematica non è un'opinione siamo a 327, 327 applausi, 327 sorrisi, sì. Aggiunti poi a tutti gli appassionati che con loro hanno vinto. Sì, quello bisogna dire che quest'anno c'è stato un incremento notevole, come hai detto giustamente te, dovuto a tutte le medaglie che abbiamo vinto e stravinto all'interno dei campionati d'apnea e di nuoto pinnato paralimpici, che sono stati una sorpresa bellissima per i risultati, ma anche senza quello eravamo comunque sopra 100 abbondantemente ancora una volta, quindi le medaglie oltre a quelle le abbiamo vinte comunque. Mi permettete di fare una piccolissima digressione prima di dire due parole? Qui con noi abbiamo, oltre all'assessore regionale alla pesca che parlerà dopo di me, quindi ci sono una serie di ospiti, ma noi abbiamo approfittato di questa premiazione per fare anche la nostra riunione annuale del comitato direttivo del Presidium della CIPS, che sapete è l'Organizzazione Mondiale della Pesca, che è quella che faccio il presidente pure lì, tanto per dirlo. E i membri del presidium e del consiglio direttivo della CIPS sono qui davanti. Se permettete, se si alzano un minuto, vorrei farveli vedere. Stand up, please. Thank you very much. Che devo dire? Devo dico due parole o parlo alla fine, non parlo mai più? Che devo fare? Ma parla, allora ma ci mancherebbe, parla. Ma lei è il presidente. Da quando è che mi dai del lei? Quando hai incominciato a darmi del lei? Vabbè, sono un professionale. No, io no. Io ho detto sono un professionale. Come dico sempre, lo ridico un'altra volta, siete belli. Vedere tutto questo azzurro con quelle belle maniche tricolori è uno spettacolo bellissimo. Avete fatto suonare una marea di volte l'inno italiano su tutti i podi in tutto il mondo. Non siete tutti, perché per 327 medaglie dovreste essere anche di più, però è bello vedervi, è bello sapere che, faccio contenta Allegrini, stavolta le medaglie del nuoto pinnato e dell'apnea sono superiori a quella della pesca, e quindi sono contento come una Pasqua. Io spero che sia una cerimonia abbastanza breve, perché se si dice di dare tutte le medaglie ci si fa notte. Non ti sbilanciare. Ho detto spero. Casomai ci sentiamo dopo, io intanto do la parola a qualche altro.
io quasi, no quasi tutti, voi no, tanti di voi li conosco, qualcuno lo conosco da 50 anni, quindi qualcuno è più vecchio di me, è vecchio come me, non sto parlando di te Franco, no, non parlo di te, naturalmente, è un piacere rivedervi sempre, io spero, non lo so, spero di rivedervi anche l'anno prossimo, ciao a tutti. Under 25, squadra nazionale composta da Andrea Guzzoli, Luca Armiraglio, Alessandro Lorenzini, Edoardo Saggioro e Cristian Corradi. Abbiamo finito con la foto di rito, un attimo, perché giustamente anche il dottor Fusconi doveva dire una parola, il saluto non l'abbiamo portato, ma soprattutto anche il, bravi noi lo diciamo ancora, ma hanno bisogno di esserselo detti sempre, di dirlo ancora. No, è fondamentale questo, perché il nostro è uno sport di sacrifici, di fatica, di soldi che buttiamo a volte via. E bisogna che la federazione lo sa e quindi deve riconoscerlo. Questo è uno dei momenti in cui riconosciamo tutta la vostra fatica che vi ha portato a raggiungere questi risultati importanti e così fondamentali. Grazie di tutto, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie Antonio. Fusconi. Grazie. Ragazzi, come al solito siete stati grandi, voi sapete che per me è importante l'impegno che mettete, non tanto il risultato, perché sicuramente per arrivare al risultato avete dato il massimo e faccio riferimento anche a quelli che non stanno qui, che sono arrivati magari quarti e quinti, perciò avete fatto delle cose straordinarie, io vi auguro di continuare a farle perché noi siamo qui e vorremmo continuare a battervi le mani. Grazie a tutti. Bravi! Bravi! E lo meritano, vorrei davvero un grande applauso per questi ragazzi. Un colpo d'occhio pazzesco, guardate che meraviglia, bravi! Come diceva giustamente Capezzali, ci è voluto un po' d'anni perché... noi non avevamo, avevamo una rappresentanza nella pesca di una squadra nazionale di diversamente abili o disabili, non avevamo ancora strutturato bene una situazione come questa, direi che l'idea di avere strutturato mi sembra che sia venuta bene, no? Un mare di risultati, una cosa bellissima, un'ambizione grandissima. L'ambizione grandissima è quella che noi come federazione possiamo essere riconosciuti a livello di Comitato Internazionale Paralimpico e quindi possa essere ammessa l'apnea e magari il nuoto pinnato e magari tutte e due all'interno del programma del Paralimpico, delle Olimpiadi. Se ci riusciamo, questo è un lavoro che ha meritato lo sforzo. Bravi, bravi, bravi. Bravi tutti. Campionato del mondo Under 21, senioress di pesca con canna da natante. Complimenti, un grande applauso di nuovo, grazie, grazie ragazzi. Adesso premiamo il campionato del mondo di Trout Area 2023 in Lituania, 4-5 novembre. Campionato mondiale maschile di pesca in apnea Laredo, Spagna, 7-11 settembre 2023. Bravi! Per i mondiali maschile e femminile di surf casting Catania, Messina, 4-11 novembre. Siamo pronti per le attività subacquee e nuoto pinnato, campionati mondiali paralimpici di nuoto pinnato Lignano Sabbia d'Oro, 16-19 novembre 2023.
cominciamo a chiamare i prossimi campioni per il campionato del mondo maschile e femminile di long casting 22-25 maggio a Mamet, Tunisia. No, non mi riesce, con te non mi riesce. Certo, ci mancherebbe. Sono... Foto. Siamo prontissimi per il campionato del mondo femminile di catfishing 26-29 settembre. Centro del palco per l'attività subacquea nuoto pinnato, okay. Campionati mondiali di apnea indoor, campionati mondiali giovanili di apnea indoor, Kuwait 7-13 maggio del 2023, campionati mondiali di apnea outdoor in Honduras 19-27 agosto a Rotterdam. Campionato del mondo diversamente abili di pesca al colpo 26-27 maggio, siamo a Toulon in Francia. Del mondo di surfcasting under 21 17-20 ottobre siamo Don Borgolanda. Il campionato mondiale di video subacqueo Varadero Cuba 8-15 ottobre 2023. Grazie. Per premiare i mondiali di pesca alla trota in torrente con esche naturali per Nazione e per Club 25-26 marzo siamo a Klangek. Grande applauso per questi atleti che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere. I campionati mondiali giovanili di nuoto pinnato Cairo, Egitto, 19-25 giugno 2023, campionati mondiali giovanili di nuoto in acque libere Belgrado in Serbia, 25-30 settembre 2023. I mondiali di pesca con esche artificiali da riva 13-14 maggio 2023 siamo in Devin in Bulgaria. Ragazzi, campionati mondiali assoluti di nuoto pinnato in acque libera a Belgrado, Serbia 25-30 settembre, va bene così? Le premiazioni per il campionato europeo di pesca con canna da riva 13-16 settembre 2023 San Benedetto del Tronto Giulianova. Campionato del mondo di bass fishing 19-21 ottobre Torre del Monte Corvo, siamo in Portogallo. Mediterranean Beach Games, Grecia,
17-17 settembre, Heraklion. Per le premiazioni campionato mondiale di pesca al colpo femminile 26-27 agosto a Patin, Serbia. Campionato mondiale di surfcasting Masters 26-29 settembre 2023, Mazatlán, Messico, e poi il campionato mondiale di Feder Masters 1 e 2 dicembre 2023 a Migliarino. Orientamento subacqueo. Mi sentite? Sì. Jablonecna di Sun. Per il campionato del mondo di surfcasting a coppie 20-21 aprile siamo ad Arborea. La foto con anche Barbara Durante, segretario generale FIPSAS. No, per il campionato anche del mondo per club di pesca con canna dilatante 16-18 maggio. Ah, giù, sì, sì, poi però adesso questa me la devi dire. Io ti aspetto su questa. Vieni. No, al centro voglio che tu la dica questa. Attimo. Mentre il campionato del mondo per club di pesca al colpo si è svolto a Kluczbork. Bravissima. Kluczbork, Polonia. E mentre il campionato del mondo per club di surf casting si è svolto a Ho fatto finta di averlo dimenticato. L'ultima parte, però. Sì. Però c'è Vai già. Pigniscola, Spagna. Spagna. Grazie. Veloci, Spagna siete venuti avanti. Veloci, avanti. Sono finite tutte le nostre abbiamo finito. Abbiamo cominciato tardi, ma siamo riusciti a finire nell'orario che avevamo previsto. Pensavamo per le 17, abbiamo anche qualche minuto d'anticipo. E quindi devo ringraziare soprattutto in prima persona Roberta per come ha gestito il metronomo, l'ha fatto veramente bene. E poi voglio ringraziare Luca Caslini. Perché così, cioè, quando si fanno le domande giuste e si danno i tempi giusti, si riescono a rispettare i tempi. E non mi voglio dimenticare ovviamente il nuovo arrivato di quest'anno, Gian Melchiorri. Grazie Gian, sei stato fantastico. Grazie Gian. Perché hai detto un miliardo di nomi, quindi. E ha perso anche la voce. Ma non solo, erano nomi e contenuti. Quindi grande Gian, grazie. E grazie a tutti, grazie voi per la bella grazie giornata che ci avete Rossi. Fatto passare. Io questi 327 grazie che dobbiamo dire, che li vogliamo ricordare ancora, vorrei aggiungere, il 328esimo, 329esimo per Luca Gian. Andate. Grazie numero 400 per il nostro presidente Claudio Mattioli. E ancora questi tre grazie in più per Massimo Rossi, Antonio Fosconi, Carlo. Grazie. Grazie. I pay. Ho pagato. Ma pago ora, perché intanto vi do una notizia. Lassù dove si vedono le luci, in quelle porte là, poi c'è un cocktail, quindi potete andare a bere e fare là. E grazie soprattutto a voi per essere stati secondo, con noi fermi al prossimo lì. Anno. Prima di scappare, ricordatevi, non so ancora grazie dove sarà la premiazione l'anno prossimo, perché probabilmente la fiera si sposta e quindi vedremo, non so come faremo, non lo so, vedremo, non so chi ci sarà, ma insomma vedremo.
Però è chiaro, io non mi aspetto 327 medaglie perché è tutta quella marea di medaglie. 400! 400! Ragazzi, io mi accontento che si continui tranquillamente a passare le 100-130 medaglie, che va benissimo, perché questo mare di blu qui è bellissimo. Grazie! C'è un ulteriore ringraziamento a Emanuele Giacomini. Giacomini che dall'alto ha curato la regia di tutto. Grazie, grazie a tutti, grazie. All'anno prossimo. Grazie ancora. Invece questo numeratore deve crescere, devono crescere i grazie e devono crescere davvero le emozioni. Grazie Luca, grazie Gianna ancora. È appena finita, un minuto, che è finita la cerimonia di premiazione dell'attività agonistica a livello internazionale 2023 e quest'anno finalmente siamo riusciti, grazie all'ottimo lavoro di tutti i collaboratori della federazione, nessuno escluso, a rispettare anche i tempi. Pensavamo di finire per le 5, abbiamo finito anche un quarto d'ora prima. Quindi grazie, grazie a tutti e ovviamente l'appuntamento è al prossimo anno, perché questa è una festa che non deve finire qui ma deve continuare. Alla prossima!